La missione primaria della Guardia di Finanza è la tutela degli interessi economico-finanziari del Paese. Ma con le sue numerose specializzazioni, ha per legge anche il compito di fornire il supporto nelle operazioni di soccorso sia a terra che a mare, dove gli uomini delle Fiamme Gialle operano su tutto il territorio nazionale in stretta cooperazione con le altre forze dell'ordine, in particolare il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie alla particolare orografia del territorio, la provincia di Nuoro è famosa in tutta Europa per la bellezza delle coste, ma anche per le sue montagne, che durante l'anno vengono frequentate da numerosi turisti, a volte inesperti, che spesso non riescono a rientrare alla base. Sono infatti centinaia gli escursionisti e gli scalatori che, avventurandosi nelle montagne del Gennargentu, perdono l'orientamento, colti dalle tenebre o sono vittima di incidenti, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi per poter essere riportati a casa sani e salvi. Il territorio della Sardegna è proprio particolare e quindi l'escursionista che si avventura su questi tipi di terreno, magari a cui non è abituato, inizialmente può trovare sicuramente delle difficoltà, e se continua a inoltrarsi in questo tipo di territorio, essendo poi la rete dei sentieri non così sviluppata, succede, come è successo e come ahimè succederà, che potrebbe andare incontro a inconvenienti. È un'iniziativa sinergica da parte della provincia, della Guardia di Finanza, per quanto riguarda la protezione civile e anche l'ambiente. Stiamo facendo una serie di simulazioni nei nostri bellissimi posti, nella nostra bellissima provincia. Con questo grosso spiegamento di forze, perché il comandante Cavalli è riuscito veramente a mobilitare dei mezzi e degli uomini importanti per dimostrare qual è l'apporto del corpo per la sicurezza. Sì, ringraziamo il colonnello Cavalli chiaramente, perché comunque fa capire che praticamente la Guardia di Finanza vuole investire veramente nella nostra regione, in particolare anche nella nostra provincia. Per svolgere questi compiti, la Guardia di Finanza dispone di unità specializzate, presenti su tutto il territorio nazionale con 26 stazioni per il soccorso montano, a partire dall'arco alpino e appenninico fino alla Sicilia, con l'impegno di oltre 250 militari e l'ausilio delle unità cinofile, che operano in stretta sinergia con gli elicotteri per interventi di emergenza e assistenza in ambienti ostili. Come diceva l'assessore, bisogna creare delle sinergie su tutte quante le forze che operano in montagna. Già ci sono stati degli accordi con il corpo appunto del soccorso alpino locale e loro sono entusiasti nel sapere che ci può essere un altro ente come la Guardia di Finanza che possa mettere la propria professionalità in campo in un territorio veramente complesso come quello là appunto che avevamo citato del Sopramonte, comunque dalle parti che possono andare sia da Dorgali, Oliena, Orgosolo. E io sono stato contattato e molto felicemente ho aderito all'iniziativa di venire a presentare questa potenziale futura novità, che sarebbe quella di una stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza che collabori con tutte le organizzazioni già presenti sul territorio per fare attività di innanzitutto, perché no, prevenzione, e eventualmente per collaborare a recuperare tutti quei turisti in special modo che potrebbero trovarsi in difficoltà su questo territorio enorme, molto impervio e stupendo. Il Comando Generale del Corpo, nelle sue linee strategiche di intervento e di potenziamento delle attività di soccorso, ha in animo di rafforzare il servizio SACF per il soccorso alpino anche in Sardegna, in provincia di Nuoro, proprio per le sue caratteristiche che la rendono una meta ambita dai turisti e dagli appassionati di montagna, ma allo stesso tempo anche molto pericolosa per la peculiarità del suo territorio, con sentieri impervi, assenza di strade e notevole distanza dai principali centri urbani.
Importante è anche l'attività di soccorso, che può essere fatta sia d'estate che d'inverno, ma anche a mare, e in questo i nostri militari del soccorso alpino sono veramente dei specialisti, dei grandi professionisti che vengono formati nella scuola di Predazzo. La presenza qua del luogotenente Usuelli è veramente dimostrativa dell'impegno che sta mettendo il corpo in tal senso. Infatti adesso a minuti arriveranno gli elicotteri dalla base di Tortolì e ci recheremo proprio nel territorio tra Oliena, Dorgali e Orgosolo per effettuare queste esercitazioni, come vedremo nelle immagini che seguiranno a brevissimo. E poi ci sposteremo appunto in mare, nel mare della costa orientale della Sardegna, per far vedere anche che cosa la Guardia di Finanza può fare a mare. Un grande impegno anche da parte di Roma, del Comando Generale, che ha messo a disposizione due degli elicotteri di ultima generazione. Dopo il briefing operativo con il colonnello Maurizio Muscarà, per pianificare le operazioni di soccorso e impartire le regole sulla sicurezza in volo, l'intensa giornata con gli uomini delle Fiamme Gialle comincia proprio a bordo degli elicotteri Augusta Bell AB-412, messi a disposizione dal reparto corsi di specializzazione aerea di pratica di mare in provincia di Roma. Il connubio mezzo aereo e altro personale specializzato nel soccorso vale su terra quanto sul mare. I nostri operano in tutta Italia e la sinergia con i mezzi aerei consente di avere il personale esperto che può essere portato subito in aria e le persone bisognose, feriti, dispersi e quant'altro che possono essere velocemente trasportati nelle sedi dove c'è bisogno ovviamente di trasportarle. Il primo intervento riguarda un'esercitazione in montagna nelle impervie rocce del Gennargentu. Presso la sala unificata emergenze della protezione civile di Nuoro arriva la richiesta di soccorso per due escursionisti in difficoltà, di cui uno ferito, che risultavano dispersi già da qualche giorno. Grazie al lavoro delle squadre del soccorso alpino che hanno cominciato le ricerche fin dalle prime luci dell'alba, le due persone sono già state individuate, ma per il loro salvataggio si rende necessario chiedere l'ausilio dell'elicottero. Dopo pochi minuti dalla segnalazione fatta dalle squadre a terra, la B412 e il suo equipaggio sono già in grado di decollare e dopo appena 10 minuti sono sul luogo dell'incidente, grazie alla posizione strategica della stazione SACF che il Comando Generale delle Fiamme Gialle ha in previsione di ubicare in Sardegna, proprio in provincia di Nuoro. Siamo qua invitati dalla Guardia di Finanza del Nucleo Provinciale di Nuoro per verificare insieme quali sono le possibilità di aprire una nuova stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza in questo territorio che è molto vasto, molto impervio, e quindi entrare in supporto a quelle che sono già le organizzazioni locali che operano al momento in questo territorio e vedere di poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi finali di queste organizzazioni, cioè riuscire a recuperare nel minor tempo possibile quelle persone che hanno bisogno del nostro aiuto. I dispersi si trovano in una zona impervia, nelle montagne del Supramonte tra Oliena e Orgosolo, irraggiungibile con i normali mezzi fuoristrada. Inoltre, una delle due persone non è in grado di muoversi per i traumi riportati a seguito della caduta nella fenditura di una roccia. Per questo, gli uomini del soccorso alpino hanno già provveduto a stabilizzare e trasportare il ferito in una zona più idonea per il recupero, dove l'elicottero potrà stazionare in overing, sospeso in volo nella massima sicurezza, per procedere alle operazioni di recupero di entrambi i dispersi. Dopo aver calato l'aerosoccorritore con l'ausilio del verricello, il velivolo si allontana per pochi minuti. Giusto il tempo per consentire ai soccorsi a terra di verificare le condizioni dell'infortunato e immobilizzarlo sulla barella. Il pilota effettua poi di nuovo la manovra di avvicinamento e si posiziona sulla verticale del luogo di recupero, con il cavo del verricello fuori bordo per agganciare il ferito ed imbarcarlo sull'aeromobile con l'assistenza dei tecnici di elisoccorso del SAC.
L'operazione di recupero di entrambi i dispersi si è conclusa con successo e in pochi minuti la B412 raggiungerà il pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove il ferito riceverà le cure necessarie. Dal 2007 esiste la nuova figura degli aerosoccorritori, formati presso la Scuola Aeronautica della Marina Militare e con il ruolo primario di svolgere attività di autoprotezione per gli stessi uomini delle Forze Armate, come la Guardia di Finanza, impegnata con i propri mezzi aeronavali in operazioni di polizia giudiziaria, controllo del territorio e contrasto alle attività illecite, come l'immigrazione clandestina e i traffici di droga, sia a terra che a mare. Noi ci occupiamo sia di fornire supporto ai nostri reparti territoriali lungo tutto il territorio della Sardegna, ma anche di controllare l'alto mare e il mare internazionale per il contrasto ai traffici illeciti e in questo periodo anche per il soccorso e il contrasto dell'immigrazione clandestina. Questo elicottero è molto versatile, lo possiamo utilizzare su mare in quanto ha predisposizioni di combustibile per volare anche 4 ore e ha un radar e un FLIR per la scoperta degli obiettivi. Ma avendo il verricello e con le capacità che abbiamo acquisito su terra, possiamo operare anche in concorso in attività di soccorso su terra. Infatti, come previsto dalla Convenzione internazionale di Amburgo sul soccorso marittimo, la Guardia di Finanza mette a disposizione il notevole potenziale di uomini e mezzi al servizio della collettività, non solo per il soccorso in montagna, come abbiamo appena visto con l'esercitazione nel Supramonte, ma anche per il pattugliamento delle coste, con la ricerca e il salvataggio di dispersi in mare. I nostri operano in tutta Italia e la sinergia con i mezzi aerei consente di avere il personale esperto che può essere portato subito in aria e le persone bisognose, feriti, dispersi e quant'altro che possono essere velocemente trasportati nelle sedi dove c'è bisogno ovviamente di trasportarle, un presidio sanitario e quant'altro. Per quanto riguarda il mare, l'attività è ancora più delicata. Il programma di esercitazioni aeronavali con gli uomini del SACF prosegue appunto in mare, con i mezzi della Guardia di Finanza impegnata a soccorrere l'equipaggio di una barca vela naufragata nelle acque a largo della costa orientale della Sardegna. Noi da poco abbiamo formato una nuova figura, gli aerosoccorritori, sul modello dell'aeronautica militare, che del resto lì a destra e poi ce li consegna, e questa capacità ci consentirà domani, speriamo a breve, di essere anche in condizione di fare, diciamo, un concorso ancor più qualificato rispetto al passato. Il trasporto via aria, oltre che più rapido e confortevole, è anche potenzialmente meno rischioso, soprattutto per i pazienti politraumatizzati, che sono esposti in misura inferiore alle sollecitazioni cinetiche rispetto ad un trasporto via mare e poi via terra in ambulanza. Quello che vedremo oggi è un'esercitazione di questo tipo. Simuleremo la presenza di naufraghi, quindi l'individuazione degli stessi, il rilascio in acqua degli aerosoccorritori. È un contesto che da un punto di vista addestrativo richiede tanto lavoro, tanto impegno, però i risultati si vedono quando in pochi minuti si risolve un problema. Attraverso il canale VHF 16 di emergenza, presso la centrale operativa della Capitaneria di Porto di Arpatax, arriva una richiesta di soccorso da parte di due diportisti, costretti ad abbandonare la propria barca a vela che sta affondando a causa di una falla nello scafo per l'impatto con un ostacolo sommerso.
Purtroppo le poche indicazioni ricevute via radio prima del naufragio non sono state sufficienti per individuare esattamente l'imbarcazione sulle carte nautiche. Ma la distanza dalla costa e per evitare comunque un doppio trasbordo dei dispersi, prima sulla motovedetta poi sull'ambulanza, fanno decidere agli esperti del soccorso, in coordinamento con la locale capitaneria di porto, di chiedere l'intervento dell'elicottero. La nostra attività è un'attività principalmente per polizia economico-finanziaria sul mare. Concorriamo nell'attività di salvaguardia e assistenza della vita umana in mare. Concorriamo con le capitanerie di porto e comunque entriamo e siamo interessati quando veniamo chiamati dai nostri mezzi aerei a supporto e anche per lo sgombero delle zone di mare. Benissimo, adesso ci imbarchiamo per raggiungere al più presto i colleghi sull'elicottero. Adesso saliremo sulla vedetta V5815 di Arbatax e raggiungeremo il posto dove sono stati segnalati i naufraghi per concorrere con il mezzo aereo del corpo. La motovedetta V5815 della sezione operativa navale di Arbatax ha già lasciato la banchina per fare rotta sul luogo dove sono stati segnalati i naufraghi e collaborare alle operazioni di salvataggio in concorso con i mezzi aerei. Dopo pochi minuti dalla richiesta del Mayday, la B412 e il suo equipaggio di aerosoccorritori sono già in grado di spostarsi sulla zona dell'incidente, con l'obiettivo di individuare i dispersi sullo specchio d'acqua segnalato dalla locale capitaneria di porto e prestare così assistenza ai due naufraghi. Quando si è in quota è difficile, a causa della rifrazione della luce, avvistare degli oggetti sulla superficie del mare, soprattutto quando si tratta di persone. Per questo è obbligatorio tra le dotazioni di bordo di ogni diportista avere i mezzi di segnalazione visiva, come razzi a mano e fumogeni, proprio per consentire ai soccorsi una più facile individuazione. E quando si sente l'arrivo dell'elicottero, è importante agitare le braccia sulla superficie e creare schiuma nell'acqua per rendere più visibili le sagome, come in questo caso. Heavy glow, by the way I tried to say I'd be there. Non appena le persone sono state individuate, vengono rilasciati in mare gli aerosoccorritori, che prestano la prima assistenza ai due naufraghi, per poi consentirne il recupero attraverso il verricello a bordo dell'elicottero. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Le operazioni durano pochi minuti, ma si tratta di momenti di alta tensione, dove il pilota è impegnato a mantenere in assetto costante il velivolo per tutto il tempo delle operazioni di imbarco, e l'intero equipaggio degli aerosoccorritori dimostra di avere grandissima professionalità e competenza, consapevoli che sono in gioco non solo le vite dei dispersi, ma anche di tutto il personale a bordo. Il comando provinciale di Nuoro sta lavorando intensamente affinché in futuro sia possibile la presenza di una stazione del soccorso alpino in Sardegna, così come previsto dal Comando Generale della Guardia di Finanza. C'è grosso interesse, come abbiamo visto, da parte di tutta quanta l'amministrazione che io rappresento localmente, affinché veramente decolli il soccorso alpino
L'obiettivo è far sì che tutto ciò che oggi abbiamo visto come esercitazione possa far parte a breve delle normali condizioni operative del corpo e quindi sia realmente possibile intervenire con prontezza ed efficacia anche con i mezzi delle Fiamme Gialle, attraverso una base operativa in provincia di Nuoro e prestare un supporto ancora più qualificato alle operazioni di soccorso delle altre forze, sia in mare che a terra. Quindi è fondamentale che, se deve partire, come mi auspico avvenga entro breve, il soccorso alpino debba avere sicuramente sede qua, in questa provincia. E infatti il mio appello che ho lanciato, che è stato subito raccolto dal presidente della provincia, da tutte quante le amministrazioni locali, è quella proprio di trovare e di allocare il personale che dovrà venire, altamente specializzato, che potrà mettere immediatamente a disposizione il suo know-how nella fase di soccorso, appunto che questo personale sia allocato in maniera idonea, in una struttura logisticamente idonea, soprattutto nella zona di Nuoro, comunque limitrofa, dove più di altri posti c'è necessità che venga ubicato. L'intensa giornata di esercitazioni con i mezzi aeronavali delle Fiamme Gialle termina con il briefing finale tenuto dai colonnelli Maurizio Muscarà e Alessandro Cavalli. Quindi i saluti finali dell'equipaggio degli aerosoccorritori, che riprende il volo dall'altra parte del Mediterraneo, verso la base operativa di Pratica di Mare, sulla costa laziale, dove si trova la sede della Scuola di Specializzazione Aerea della Guardia di Finanza.